Sì, le donne sono schiave d'amore. Sì, ci sono delle donne schiave d'amore. E navigando sulla carta stampata online, sono capitato su ilgiornale.it. Il giornale è il nome di un quotidiano, il giornale. Sta anche sul web. E su ilgiornale.it ho visto un articolo dello psicologo, sociologo, sessuologo Francesco Alberoni, il celebre Francesco Alberoni, celebre Francesco Alberoni, che prima scriveva sul Corriere della Sera, poi ha avuto dei problemi ed ora scrive su il giornale. E in questo articolo di Francesco Alberoni, che io vi metterò come link nel riassunto del mio video, e Francesco Alberoni parla di donne che sono schiave d'amore, cioè libere sessualmente, fanno tutto sul piano sessuale, vanno con tanti uomini, ma sono schiave di amore nei confronti di un solo uomo, il quale magari se ne frega. E parla di questa malattia come della la nuova isteria del XXI secolo. Il mal d'amore, isteria del XXI secolo. E l'articolo di Francesco Alberoni mi è piaciuto tanto, è solo che è un articolo unidirezionale, cioè dice che tale malattia, questo mal d'amore, riguarda soltanto le donne. Beh, no, Francesco Alberoni, tale disturbo. E riguarda anche gli uomini, e ci sono anche gli uomini che hanno il mal d'amore, quella che tu chiami l'isteria del XXI secolo. E circa l'amore, circa la passione d'amore, è necessario, Francesco Alberoni, che tu legga questa mia opera. C'è anche in lingua italiana, From Matriarchi e tu Patriarchi, dove io Serafino Massoni, e spiego per filo e per segno come è stata costruita, come è stata creata la passione d'amore nel laboratorio patriarcale. L'ho spiegato soprattutto in quest'opera, La stirpe del serpente. E quest'opera, La stirpe del serpente, carissimo Francesco Alberoni, sarà la Bibbia dell'umanità nel futuro. La passione d'amore. È una questione patriarcale, perché in matriarcato non c'erano le passioni, c'erano i sentimenti. È solo con la scoperta della proprietà privata che nascono le passioni. La passione d'amore è la prima passione creata nel laboratorio patriarcale, perché è sulla base della passione dell'amore che si basa l'istituto matrimoniale. I coniugi con lo stesso gioco, la passione d'amore. Quindi va bene il tuo articolo, va bene, caro Francesco Alberoni, ma questa isteria del XXI secolo non la si deve applicare solo alle donne, a quelle donne che ne vengono colpite, ma va applicata pure a tanti uomini. L'amore è una passione sanguinaria, sanguinaria, che porta in tanti casi, se colpisce gli uomini, al femminicidio. Ecco, cari amici, leggete pure l'articolo di Francesco Alberoni, che io vi metto come link nel riassunto di questo video, e fate voi le vostre personali considerazioni, come io, Serafino Massoni, sto facendo queste mie considerazioni. A Francesco Alberoni, a voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.